Nel Vangelo di oggi, preso da Matteo al capitolo 5, dal versetto 43 e seguenti, leggiamo: «Avete inteso che fu detto, amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico. Ma io vi dico, amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli». Gesù cita l'antica legge che dice: «Amerai il prossimo tuo ed odierai il tuo nemico». Questo testo non si trova così nell'Antico Testamento. Si tratta piuttosto della mentalità regnante al tempo di Gesù, secondo cui non c'era nessun problema nel fatto che una persona odiasse il suo nemico. Gesù discorda da questo e dice: «Ma io vi dico, se amate quelli che vi amano, quale merito ne avete? Non fanno così anche i pubblicani? E se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di straordinario? Non fanno così anche i pagani? Siate voi dunque perfetti, come perfetto il Padre vostro celeste». Tutto il Vangelo è qui: amatevi, altrimenti vi distruggete. Altrimenti la vittoria sarà sempre del più violento, del più armato, del più crudele. Gesù intende eliminare il concetto stesso di nemico. Violenza produce violenza come una catena infinita. Io scelgo di spezzarla, di non replicare su altri ciò che ho subito, ed è così che mi libero. Il Vangelo mette in fila una serie di verbi che chiedono cose difficili: amate, pregate, porgete, benedite, prestate, fate, per primi ad amici e nemici. Ci ricorda Papa Francesco: ci farà bene oggi pensare a un nemico, credo che tutti ne abbiamo qualcuno, uno che ci ha fatto del male o che ci vuole fare del male o che cerca di fare del male. La preghiera mafiosa è: ma me la pagherà. La preghiera cristiana è: Signore, dagli la tua benedizione e insegnami ad amarlo. Chiediamo al Signore la grazia di amare. È difficile, ma con il suo aiuto è possibile, per essere perfetti come perfetto il Padre Celeste. A tutti auguro una buona e serena giornata nella pace del Signore.